ragazzi, e bentornati dopo tantissimo tempo. È passato non so quanti mesi che non esce un video, però vi aggiorno su un po' di cose che nel frattempo ho fatto. Intanto ci sono telefoni che suonano di là fuori. Allora, innanzitutto, vabbè, sono stato un sacco impegnato con il lavoro, abbiamo avuto un po' di cose da recuperare. Comunque, nel frattempo preparato delle cose per ricominciare a fare i video e tutto quanto. Allora, vi porto un paio di robe. Innanzitutto, ho scoperto che esiste questo Kit Kat al tè verde, boh, non lo so, una roba strana, molto buona. Poi tra un bel po', però arriverà Natale. E mi sto preparando, visto che ho dei fili di luci che hanno la spina diretta e non sbrilluccicano, non fanno niente, per questo ho realizzato questo affare qua, dove ci sono quattro spine. Ne può portare otto di spine, perché vi faccio vedere. Intanto qua c'è un Arduino, uno che sarà quello di prova per vedere se il file caricato funziona perfettamente. Poi ci andrò a montare un Arduino Nano. Comunque, qua c'è tutto il meccanismo dove ho messo una spina, qua dietro questa qua dei computer, che collega un interruttore, che è questo qua sopra, che mi permette di dare alimentazione a questa spina qua interna che vedete, che alimenta Arduino. Dall'Arduino partono questi cavi che vanno a 8 relay, mentre il programma accendo e spengo il relay in sequenza facendo dei giochi di luce molto carini. Ci sto lavorando su, sto cercando di far funzionare un paio di programmini carini e uno a ritmo di musica, ma non riesco a far leggergli un file caricato, quindi sto cercando di risolvere anche questo, però al limite metterò quello già preimpostato che ho fatto, che fa in sequenza a velocità diverse, è una roba carina comunque. Poi altra cosa, vi volevo far vedere che questo, sto creando questo bonsai. Allora, è un bonsai di pino, è un cipressino, che praticamente sarà così, esattamente come lo vedete. Ci sarà il tronco, vi faccio vedere qua, che parte, segue questa forma qua, così, qua va a morire e qua va a creare tutto il cuscinetto di rami che andrò a fare tagliando, potando, filando, mettendo un po' di robe così. Questo lo tengo innanzitutto per tirare e far lignificare e ingrossare questa parte di tronco e anche come scorta, perché l'ultima volta che vi avevo fatto vedere quelli piccolini, ho tagliato giù direttamente, erano venuti bene perché li ho impostati e tutto, però sono morti, quindi peraltro c'è un inquilino non desiderato, non so se lo vedete, c'è questo inquilino qua che si muove, non desiderato, vabbè. Niente, ce lo teniamo lì. Comunque questo lo tengo per scorta perché in caso questo qua muore, prendo questo e lo ripiego, che mi dà un secondo, visto che sono bene o male alla stessa altezza. Mentre questo ciuffetto qua, che era molto più lungo, era lungo circa così, che ho tagliato, accorciato, perché non mi serviva. Mi serviva che diventasse stabile, diciamo, la ramificazione sottostante. E adesso lo tengo, questo abbastanza controllato, tagliato così. Perché a me interessa questa forma qua, vi faccio vedere da vicino, questa specie di S che fa giusto leggera così, e questo ramettino qua davanti, che poi andrò a far lignificare e andrò a fare un gin, un rametto secco scavato all'interno, molto carino. Quindi questo sarà questi due qua, teoricamente sono dei rami da sacrificio che poi andranno tagliati. Questo rametto qua, sono indeciso se tagliarlo. Però pensavo di tenermelo come, diciamo, backup in caso la punta di questo andasse a morire, lascio crescere questo qua e riparto. Quindi mi sono lasciato parecchie vie in caso dovessero andare a perdersi dei rami. Poi ho lasciato anche questi due rametti, non so, ve li metto su sfondo bianco. Questi due rametti li tengo appunto come backup dell'intera pianta. In caso ci dovesse essere un problema, questi qua li lascerò crescere. In caso inizia a morire la pianta, magari questi due prendono forza e mi portano avanti la nuova vegetazione. Altra cosa, facciamo un video unboxing, che è arrivato un pacco che so già cosa dovrebbero essere, però
ho in mente dei progetti carini che voglio fare un po'. Vi faccio vedere un'altra cosa però. Poco tempo fa, non molto tempo fa, circa 2 settimane fa, mi sono arrivati questi affarini qua, che sono dei transistor, si chiamano, se volete cercarli anche voi, transistor BC547, aspettate, sì, 547, perché c'è anche il 546, giustamente, e ci permette di fare tantissime cose carine con la luce, i relay, quelle robe lì. Quindi con questo, giusto, andando a creare una scheda che è alla fine è un crepuscolare che di notte accende le luci, i LED che andrò a mettere in giardino. Altra cosa che potrò fare con quella c'entrerà sempre con questo, perché poi andiamo ad aprirlo. Nel frattempo spero che stiate tutti bene, perché bisogna sempre star bene e contenti. Ok, sono minuscoli, pensavo che fossero sinceramente molto più grossi. Cioè, pensavo che fossero enormi. Dovrebbero essere una decina. Ok, sembrano 15, un po' di più. Di cui uno purtroppo si è rotta la base, ma andrò a sistemarlo, non c'è problema. Sono praticamente, vi faccio vedere, sono dei mini lampioni. Sono veramente dei mini lampioni, una roba minuscola. Sì, semplicemente dei mini lampioni che pensavo di andare a mettere in alcune costruzioni o magari adesso anche sui bonsai, una robetta carina, giusto da illuminarli la sera. Andiamo a trovare quello, diciamo, difettoso, rovinato, rotto alla base, che è... eccolo qua. Questo qua, come vedete, c'ha la base che si è staccata, ma gli metterò un puntino di colla. Ok, Alexa, spegni la luce. Alexa, accendi la luce. Come vedete, si accende ed è anche bello forte. Come vedete, si accende, è una luce fredda. Sinceramente, adesso non mi ricordo più da quant'era, sinceramente. Comunque è una robetta, diciamo, carina che può essere messa. Andrò a fissarlo. Tanto sono fili isolati questi, quindi potrebbe essere tipo, faccio vedere con questo che è più, diciamo, più pieno. L'idea di metterlo su un bonsai potrebbe essere questa, tipo. Tipo c'è il lampioncino così. Lo so, è una cosa un po' strana, però tipo il lampioncino così ci fa tipo un mini vialetto, sarebbe una roba carina da vedere, no? Può essere una roba carina, giusto da illuminarli anche di notte. Direi non tanti perché fanno veramente una luce, direi accecante per essere così piccoli. Quindi magari uno, due, massimo tre, non so. Adesso verificherò bene esattamente quanta luce fanno e vedremo. Vi farò sapere comunque. Quindi questo era un unboxing dopo tantissimo tempo di questi mini lampioni, che sinceramente questo è il lampione. Quello che pensavo che mi arrivasse era una roba più o meno così, di queste dimensioni. Quindi per farvi vedere com'è e che luce fanno. Quindi sono veramente fantastici queste robe qua. Sto veramente guardando perché non ci credo neanche io. Cioè, cosa c'è? Che LED c'è qua dentro? Una roba minuscola. Va bene. Ci sono anche degli altri di diverse misure, ho visto tipo quelli pali della luce, poi ci sono tipo quelli dello stadio con tutte le lucette attorno, robe molto... E vedendo questi, presumo che anche quelli là siano piccoli, saranno magari alti così, sottilissimi veramente, con una lucetta.
roba carina. Vedremo se faremo altri progetti, vi farò sapere. Niente, altre cose che mi vengono in mente, torneranno a breve comunque tutti gli altri video, mi organizzo e a breve farò vedere un altro video. Devo prima finire il progetto, poi vi farò vedere cosa si tratta. Se avete idee, commentate, lasciate dei like, condividete e fatemi sapere se avete idee per i progetti usando questi lampioncini qua. Per questo video è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti quanti. Un saluto energizzante a tutti e si ritorna, ciao!